Salve a tutti, io mi presento, sono Cristina, sono una cantante e oggi vi terrò compagnia con un po' di musica. Oggi in particolare ho un po' di brani da farvi ascoltare, dei brani a cui sono particolarmente legata, sia come cantante ma anche come donna. E sono dei brani dedicati a delle donne. E sono dei brani cantati da delle cantanti donne che sicuramente conoscete perché sono cantanti famosissime. E vi presento il primo, quindi direi di iniziare subito con un brano della grandissima Fiorella Mannoia che tutti sicuramente conoscete, che è Quello che le donne non dicono. Ed è un brano in cui si parla dell'amore, dell'amore inteso come ricordo, il ricordo del senso della vita, l'amore che dà senso alla nostra vita, quello che le donne non dicono. Certe lettere d'amore, parole che restano con noi. E non andiamo via, ma nascondiamo nel dolore che scivola, lo sentiremo poi. Abbiamo troppa fantasia. E se diciamo una bugia, è una mancata verità che prima o poi succederà. Cambia il vento ma noi no. E se ci trasformiamo un po', è per la voglia di piacere a chi c'è già o potrà arrivare a stare con noi. Siamo così. Lascia stare, tanto ci potrai trovare qui, con le nostre notti bianche, ma non saremo stanche, neanche quando ti diremo ancora un altro sì. In fretta vanno via delle giornate senza fine, silenzi e familiarità, e lasciano una scia le frasi da bambine che tornano, ma chi le ascolterà? E dalle macchine per noi complimenti dei playboy, ma non li sentiamo più. Se c'è chi non ce li fa più, cambia il vento ma noi no. E se ci trasformiamo un po', è per la voglia di capire chi non riesce più a parlare ancora con noi. Siamo così emozionate, delicate, ma potrai trovarci ancora qui, nelle sere tempestose, portaci delle rose, nuove cose, e ti diremo ancora un altro sì. È difficile spiegare certe giornate amare, lascia stare, tanto ci potrai.
Questa era La Mannoia, penso che sicuramente conoscete tutti questo brano. E andiamo avanti, dopo la grande Mannoia è il momento di una grandissima artista storica che adesso canta un po', diciamo, dietro le quinte, è un po' di anni che non si vede più, ma si parla sempre di lei. Lei è la grande Mina. E oggi vi voglio far ascoltare ben due brani, perché comunque merita, è un'artista che merita. Il primo brano che vi voglio presentare è Insieme, anche questo brano famosissimo, rifatto anche da molti altri artisti e cantanti. Anche qui si parla di amore. È un tema, come vedremo, molto ricorrente. Amore, prima abbiamo visto l'amore che dà il senso alla vita. Qui è un po' più un amore malinconico, di due che boh, forse sono riusciti a stare insieme, non lo so, lo scopriremo con Insieme. Io non ti conosco, io non so chi sei, so che hai cancellato con un gesto i sogni miei. Sono nata ieri nei pensieri tuoi, eppure adesso siamo insieme. Non ti chiedo se l'ho vissuta.
questo era Insieme della grandissima Mina. Dopo mi farete sapere se secondo voi com'è finita questa storia di amore. E passiamo a un altro bellissimo brano sempre della grandissima Mina, che è Grande, grande, grande. Anche qui si parla di amore. Un amore combattuto perché lei, questa grande donna, combatte, lo dice proprio la canzone all'inizio, con te dovrò combattere, ma è un po' il senso dello stare, no? Dello stare insieme alla persona che si ama, nel bene, nel male, in tutte le sfaccettature. E noi donne, dai, ce lo prendiamo questo merito di riuscire a un po' a capire sempre l'altra persona e cercare in qualche modo di trovare il meglio e di costruire insieme una storia d'amore. Lo raccontiamo con Grande, 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 Mina. Sei peggio di un bambino capriccioso, la vuoi sempre vinta tu. Sei l'uomo più egoista e prepotente che abbia conosciuto mai. Ma c'è di buono che al momento giusto tu sei diventato grande, le mie pene non me le ricordo più. Io vedo tutte quante le mie amiche, son tranquille più di me. Non devono discutere ogni cosa come tu fai fare a me. Dicon sempre di sì, non hanno mai problemi e son convinte che la vita è tutta lì. Invece no, invece no, la vita è quella che tu dai a me. In guerra tutti i giorni sono viva, solo come piace a te. Ti odio, poi ti amo, poi ti amo, poi ti odio, poi ti amo. Non lasciarmi mai più. Sei grande, grande, grande come te, sei grande solamente tu. Allora,
quindi dai, grande, 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 io prima ho inneggiato la donna, ma in questo caso bisogna riconoscere anche i meriti degli uomini che ci fanno sempre poi sentire speciali. E siamo a volte no, combattute, li amiamo, li odiamo, però poi ci fanno sentire speciali a loro modo. E andiamo avanti, vi presento un'altra grandissima artista, andiamo un po' più sul rockeggiante, se così si può dire. Lei sicuramente è molto rock e sto parlando di Gianna Nannini. Diciamo che sì, è una cantante rock, anche se in questo brano che vi voglio presentare oggi, che è Meravigliosa Creatura, diciamo che è un po' più dolce. Dicevo prima, no? Parlavamo di amore, dell'uomo che ci fa sentire speciali, e qui si parla proprio di questa meravigliosa creatura, qual è la donna. E senza dire troppe parole, vi lascio all'ascolto del brano Meravigliosa Creatura. Mi ritroverai.
questa era meravigliosa creatura, un inno alla donna e a tutte le sue sfaccettature. E adesso un ultimissimo brano di un artista che io apprezzo particolarmente, diciamo un po' più recente, perché sto parlando della bravissima Silvia Mezzanotte, è diventata famosa grazie al gruppo Mattia Bazar, e il brano che vi voglio presentare oggi è proprio un brano dei Mattia Bazar cantato da lei, che è Brivido Caldo. Anche qui è una donna a cantare e si parla di donna, come un po' in tutte, no? Avevo già presentato un po' in tutti i brani. Però anche qui, come il brano iniziale, si parla di una donna un po' nostalgica, di una donna che viaggia nei suoi ricordi, una donna che forse ancora non si è del tutto realizzata, ma che farà di tutto affinché quello che è il suo progetto, il suo desiderio possa vedersi realizzato. A voi, Brivido Caldo. Come la luce.
questo ultimo brano io vi saluto e vi ringrazio per aver fatto questo primo viaggio insieme a noi e vi do appuntamento al nostro prossimo appuntamento musicale. Ciao!